Ragazzi, oggi mi trovo a Roma e vi faccio vedere il progetto realizzato, questa pensilina che ha un botto di pannelli e di corrente. Ragazzi, sto per intervistare un amico del canale che conoscete benissimo, Alfredo, il mitico Alfredo, che saluto. Allora Alfredo, questa pensilina, descrivicela un attimo. Ciao a tutti, questa pensilina è nata con l'obiettivo di alimentare questa, diciamo, di caricare questa full electric. Questa utilitaria BMW da quanti kilowatt? Ha un energy storage da 110 kilowattora. Vabbè, diciamo, lasciamo perdere. Che quindi consente una autonomia di 560 km. E quindi ci voleva qualcosa di adeguato che consentisse di poter caricare quest'auto senza poi impattare la gestione energetica di casa. Quanti pannelli, ovvero quanti kilowatt ci sono sul tetto? Abbiamo un totale di 6,5 kilowatt su questa pensilina. Caspita, 6,5 kilowatt, quindi tanta roba. Che si aggiungono agli altri 6,5 kilowatt che erano già sul tetto, e quindi per un totale di 13 kilowatt che vanno a caricare un energy storage, poi lo vedremo, di 45 kilowattora. Ragazzi, fatemi entrare in camera Alfredo. Intanto ciao, è sempre un piacere venirti a trovare. Ragazzi, Alfredo ormai insieme a tutti gli altri amici del canale di questa meravigliosa playlist impianti degli amici del canale realizza costantemente delle cose e poi le vuole buttare sul canale proprio a beneficio di tutti. Vedete qua dietro di me, si vede anche il tetto, le turbine eoliche, insomma poi vedremo che cosa fare, che cosa analizzare. Allora parlaci di questa pensilina, anzi pensilona, che ha realizzato da 6,5 kW di potenza. Ho pensato di disegnare prima, quindi su carta, una pensilina che poi è stata realizzata con l'aiuto di Roberto, che è un amico del canale, sulla struttura metallica. Facciamo una parentesi qua. Roberto, l'avete conosciuto, è colui che mi ha realizzato anche il totem metallico che ospiterà tutto l'impianto Victron, che è work in progress. È un amico eccezionale, e se avete bisogno di realizzare strutture come questa o anche il totem della Victron, contattate Roberto, anche qua sotto ho messo il link. Prego Alfredo. Quindi gli ho fornito il disegno a Roberto, sul quale poi abbiamo fatto una sorta di mini computo metrico del ferro zincato necessario per sviluppare questa pensilina. Che misura hai preso? Ho scelto un 60, un profilo quadrato 60x60. Siamo partiti quindi prima dalle basi e poi è stata sviluppata poi verso l'alto, e oltre Roberto mi ha dato anche una mano un amico della zona qui che si chiama Zibi. Bene, e questa è la collaborazione anche, vabbè, Roberto lo fa e Zibi, e lui insieme piglia il ferro, solleva, tiene in posizione, salda. Sì, questa collaborazione è sempre piacevole tra amici e tra vicini, ragazzi, e vi invito a farlo costantemente. Allora senti, se sei d'accordo, adesso andiamo a visualizzare un po' tutti i dettagli per descrivere agli amici del canale come autocostruirsela o eventualmente come attingere alcune di queste idee per farsene una personalizzata. Va bene. Buona visione, ragazzi. Allora Alfredo, descrivici un po' tutta la tua struttura, io ti seguo con la telecamera. Sì, in pratica siamo partiti, diciamo, dalle basi, dove in pratica qui abbiamo fatto come delle plotte, no? Ancorate a terra, e poi quindi dove sopra sono state applicate delle placche di metallo che costituiscono la base poi dei pali principali, e l'altro invece punto di appoggio ci siamo appoggiati quindi su un muricciolo basso, quindi dove sono state applicate le altre placche, diciamo le altre basi, sempre ancorate, diciamo, con quattro viti e diciamo l'agente chimico, diciamo, che le ha fissate, e su cui poi sono avvitate le placche di metallo al quale poi sono a sua volta saldate le paline principali.
Sono... Qui parliamo di placche da un centimetro, immagino. Sono placche da un centimetro, esattamente. Sono placche da un centimetro di ferro sulle quali poi sono stati saldati i profilati da 60-60 zincati. Perfetto, e... qua ci sono tutti i punti di incrocio, di saldatura. Sì, sono tutti. Insomma, 60-60 è un bel metallo, roba grossa. È un buon profilato, tenendo conto che un pannello di 550 watt sta più o meno sui 30 kg, quindi certo. Questi sono 12 pannelli, insomma, il peso c'è e quindi doveva essere una struttura piuttosto robusta. Che resistesse ai venti, visto che qui diciamo questa inclinazione va verso sud-ovest. Sì. Questa guarda a sud-ovest, sì. Quindi significa che tu puoi ricevere anche un'influenza dai venti del nord significativa. Ecco che questo ancoraggio era necessario, oltre ovviamente alla solita neve che non cade mai, ma quando cade fa danni. Senti, qui vediamo tutta la struttura, tutto chiuso, cavi nelle canaline, eccetera. Una domanda che interessa sempre gli amici del canale per fare impianti in sicurezza: qui che tensioni hai utilizzato? Non più di 120-130 volt, diciamo come tensione massima di stringa. Sì, sì, sì. Quindi questo secondo hai seguito perfettamente i canoni del canale. Perché non ti sposti sui 400-300 volt? Perché diciamolo agli amici del canale: perché è pericolosissimo, si va incontro ad archi voltaici che sono molto pericolosi. E nella, diciamo, se consideriamo anche altri rischi collegati, ad esempio questa è una struttura che è all'esterno e quindi è soggetta ad umidità per via di piogge e altri agenti atmosferici, la combinazione di tutti questi rischi poi diventa troppo alta e mortale. Cioè, quindi ho preferito stare su un voltaggio che fosse assolutamente in sicurezza. Perfetto. Allora, come trasporti la corrente? Ovvero che cavi hai utilizzato, dove passi? Allora, lì vedo che c'è. Cioè, il punto di raccolta di questa pensilina è questa pallina di sostegno, dove praticamente passano tutte le stringhe e vengono convogliate in un profilato da 60. E che accompagna poi tutti i cavi che sono da 6 mm. Quindi qui ho utilizzato 6 mm di cavi per fare un 15 metri circa. Sono 4 coppie di cavi da 6 mm che quindi vengono, viaggiano intorno al muro per poi entrare in casa e raggiungere l'attico dove è collocato l'impianto. Perfetto, qui vediamo due turbine di cui una sta roteando, dopo lo spiegheremo, non adesso, faremo un video specifico su queste turbine. Tu hai messo anche pannelli sul tetto, quindi dicevi che la produzione tua massima era di 13 kWh. Sono in tutto 13 kWh oggi tra pensilina e tetto, e quindi che riescono a ricaricare un energy storage che quindi ho portato dai 15 dello scorso anno, sì. Dai 15 kWh a 45 kWh. Quindi avevi un pacco batteria autocostruito, mi ricordo. Tutto. Dopodiché sei passato ai box della Mani. Sì, quelli lithium da 15 kWh ciascuno, e quindi ne ho messi tre in parallelo, poi lo vedremo quando, sì, poi quando passiamo all'interno. Assolutamente sì. Bene, alla fine questa pensilina ti fa anche da protezione per la macchina, ovviamente. Sì, l'idea è stata quella di, diciamo, non solo raccogliere l'energia del sole, ma di proteggere anche l'auto dagli agenti atmosferici, sole e acqua compresi. Certo. Qui produzione massima 6,5, tu quanto riesci a fare al giorno in questo periodo invernale? L'hai già detto un po' all'inizio del video. Riesco anche se è inverno, a produrre 40 kWh, anche di più, dipende da... Totale come... però compreso il tetto. Compreso il tetto. Invece solo questa pensilina una metà, dicevi. Sarà poco più della metà, cioè, poi lo vediamo, io diciamo ho dei multimetri applicati ai quadri, sì, che fanno il conteggio della produzione, diciamo, giornaliera, e che hanno un conteggio anche cumulativo, e quindi nel periodo poi vediamo,
la pensilina produce un pochino di più rispetto ai gli altri 6,5 kW del tetto. Io ci tengo a farvi vedere questo progetto, perché veramente lo guardiamo al contrario ed è veramente eccezionale, perché cioè è una pensilina, ragazzi, di mastodontica. Ci sono 6 kW, tanti amici del canale hanno 6 kW per alimentare tutta la casa. Qui la vedete nella combinazione totale, veramente mastodontica, fatta bene, fissata bene al suolo, e al suo perché. Soprattutto lo vedete, non c'è bisogno di lavorare con tensioni alte, qui abbiamo tensioni contenute che fanno comunque il loro dovere nella carica. Allora Alfredo, questo è l'ingresso della pensilina, sì, con i cavi da 6 mm quadri. Arriviamo qui, sì, e descrivi un attimo questa zona che hai creato proprio dedicata alla pensilina. Qui vedo delle prese Anderson. Sì, questa è una soluzione, diciamo, che vede dei connettori Anderson, così le quattro coppie sono state, ho utilizzato quindi questo sistema di connessione, a valle del quale ci sono i quattro diodi di blocco, no? In maniera che, diciamo, anche le stringhe, se lavorano in maniera diversa, vengono accoppiate e non interferiscono l'una sull'altra. E qui troviamo poi il filo della sonda che va a rilevare la tensione della singola stringa, che viene fatta, viene mostrata, diciamo, dai voltmetri che sono qui sul quadro. E questo è praticamente poi un voltmetro amperometro che mi dice quanti volt, diciamo, producono le quattro stringhe insieme, quanti ampere sono prodotti, quanti watt prodotti e il cumulativo in kilowatt prodotti nel periodo, no? Da quando io ho resettato, diciamo, il conteggio cumulativo. Perfetto, quindi adesso qui adesso abbiamo produzione zero, perché ragazzi oggi abbiamo fatto il video, siamo arrivati sulla sera e vediamo che i volumetri tutti segnano 54 volt, quindi ha praticamente smesso di produrre, si è azzerato. Qui vediamo che hai messo i fusibili qua. Sì, quattro fusibili, uno per ogni stringa, scaricatore di sovratensione e il magneto termico in uscita. A valle del quale di questi fusibili, portafusibili, vengono le quattro stringa, vengono unite in un, diciamo, sì, il parallelo che viene rilevato da questo voltmetro verde rispetto a quello. In una barra equipotenziale per il positivo, no? E quindi praticamente vengono unite. Adesso possiamo fare anche un test, posso sganciare uno di questi Anderson. E così vediamo se, diciamo, le stringhe, ecco, eccoli, vedete, questo. La prima stringa si è andata a zero e le altre, anche se producono ancora voltaggio, non Porta interferiscono volta, sì, quindi prima stringa. Perfetto, no? Grazie. Chiaramente poi, uscendo da qua in parallelo, tutto si riporta sulla batteria. Sì. Alfredo, adesso per la gestione facci vedere un po' il quadro elettrico, cosa hai deciso di fare? Sì, una volta realizzata la struttura, poi è stato necessario, diciamo, portarci, diciamo, la parte elettrica, no? Prendendola quindi da casa, e qui prima ancora della wallbox ho realizzato questo quadro, diciamo così, dove ho messo uno smart meter per, diciamo, utilizzarlo non solo come contatore, anche perché ne ho uno, diciamo, che è possibile consultare visualmente, ma anche per applicare una serie di controlli sul voltaggio minimo massimo, sul massimo wattaggio prelevabile, piuttosto che il leakage, eccetera. Poi c'è un sistema di protezione per le scariche. E poi ci sono i tre magnetotermici, uno dedicato alla wallbox e due invece che sono per le prese sciuco, che posso utilizzare anche per portare corrente elettrica nel giardino per altre cose. Certo, utilizzi secondari. Inizialmente, diciamo, ho utilizzato questa presa sciuco per attaccare il carichino, quello di serie della BMW, e quindi caricavo così l'auto, e poi c'è stata un'ulteriore evoluzione, quindi applicando la wallbox. Perfetto, qua vedo che la produzione che segnala, se è totale, è tantissima, sono 203 kWh già prodotto, è quella? 203 kWh, sì, che ho immesso in macchina. Sì. Quindi questi sono quelli che hai introdotto in macchina, invece poi in casa c'è la differenza. Ok, perfetto. Questi sono solo quelli che ho portato, diciamo, dal sole all'auto.
Sì, esatto. Perfetto. Dall'impianto all'auto per caricare, quindi è come se avessi fatto due pieni completi della mia BMW. Sì. E questo è installato da 3 settimane, quando è pochissimo. È installato da, diciamo, funzionante con, diciamo, la parte elettrica, sì, da poco, da un paio di settimane. Sì. Perfetto. Ottimo, ragazzi, questa è la pensilina che ha realizzato il nostro amico del canale, Alfredo. Ogni tanto lo vedete che riporto sempre tante informazioni, visto che l'inventiva è sempre continua su questo canale. E passiamo adesso ai saluti finali. Questo video è breve, ragazzi, per una pensilina non ci sono troppe cose da dire, ma penso che sia stato utile a tutti voi all'insegna del fai da te. Ebbene, facciamo chiudere ad Alfredo questo video. Che cosa vuoi ancora fare per gli amici del canale? Dire. Allora, direi che metto a disposizione quello che è il disegno che io ho fatto con le dimensioni, perché si può considerare che possono andare bene anche in altre realizzazioni, se qualcuno vuole, diciamo così, rifare lo stesso tipo di realizzazione, perché è basato su pannelli da 550 watt, che sono quei 2,10 m per 110, cioè ormai circa, sono delle 113 per 210, sono degli standard più o meno, no? Quindi la dimensione dovrebbe andare bene, quindi se qualcuno si vuole cimentare nel fare una pensilina per due macchine e con, diciamo, una centralini, sì. Da per ricaricare una full electric, eccolo qui, quindi si trova. Quindi poi mettiamo anche qualche disegno. Bene. E le dimensioni, no? Che costituisce lo schema con il quale poi siamo partiti, no? Per la progettazione. Bravo. Gentilissimo, ragazzi, vedete qua, è quello che succede su questo canale, tutto gratis. Lui ha progettato, ha lavorato e avete le misure perfette, idonee con questa tipologia di pannelli. Ovviamente poi tutto è modificabile. Alfredo, grazie come al solito, io ci tengo sempre a tutti questi amici che si rendono disponibili. E ragazzi, se il video vi è interessato, vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata.